Buongiorno, eccomi qui con il tutorial che vi avevo annunciato nello scorso video. Alla fine del video vi avevo fatto vedere un bracciale, nella fattispecie era questo qua. E ve lo propongo oggi solo in tonalità diverse in un tutorial. Vedremo come fare questo. Siccome sono una rincombambita, scusate. Ho dimenticato di fare il video anche del bracciale in questa versione, che vedrete comunque fare nel tutorial. Ve lo faccio vedere quindi in quest'altro colore e il risultato sarà il medesimo. Con questo tutorial potrete fare sia la versione 1 che la versione 2. La versione 1 appunto è a fascia, una fascia piatta, mentre la versione numero 2, che differenzia dalla numero 1 solo in un passaggio in più, rimane semi, diciamo così, semi tubolare, ha una parte più piatta sotto che appoggia sul braccio, quindi non dà fastidio, e poi questa parte sporgente che mi piace un sacco. Come versione, tra l'altro, la trovo più elegante. Questa è un po' più etnica, forse. Questa è un po' più elegante. Il primo, questo qui, tubolare, rimane rigido, molto più rigido, e il secondo invece rimane piatto, una fascia. Quindi mi spiace, qui non ci sono le chiusure perché non ho ancora avuto modo di montarle, ma poco importa, tanto volevo mostrarvi la lavorazione. Quindi siamo pronti per il tutorial, materiale alla mano e partiamo. Siamo pronti per cominciare? Ok, guardiamo insieme tutti i materiali che serviranno per creare questo bracciale 2 in 1. Allora, cominciamo con queste che vedete inquadrate, che sono delle perline 8-0. Io ne utilizzerò circa 5 grammi, probabilmente anche meno, indicativamente vi dico 5 grammi, ne servono poche e andranno utilizzate sul retro del bracciale. Nel caso vi mancasse questo tipo di perline da 8-0, potete sostituire con delle 11-0 volendo, magari utilizzandone, magari vi farò vedere durante la lavorazione. Ad ogni modo serviranno queste perline, in questo caso è una tonalità sul rosso, non ho il codice, mi dispiace. Poi avremo bisogno di mezzi cristalli da 4 mm, dei semplici mezzi cristalli. Io utilizzerò questi che sono Crystal AB e ne occorreranno, se per seguire questo tutorial, che mi darà un bracciale lungo senza le chiusure intorno ai 16 cm, per cui regolatevi, ovviamente potete farlo più lungo o più corto, dipende da quanto faremo lunga la catena iniziale che vedremo adesso, che sarà fatta proprio con questi partiremo proprio con questi cristalli. Quindi per farlo da 16, quindi poi andrà aggiunta la chiusura eccetera, utilizzerò 82 mezzi cristalli, per cui indicativamente sappiate regolarvi. Poi dei Bicono Swarovski da 4 mm, questa è una colorazione sia MAB, se non ricordo male, perché non ho il codice, ma dovrebbe essere quella, quindi sul rosso, o forse Ruby, credo Siam, poco importa, comunque tanto lo farete del colore che volete. E in questo caso utilizzerò 27 Bicono per tutto il bracciale. Le Super Duo, io vado ad utilizzare queste, che sono le Silver Mezzi. Praticamente, vedete, c'è scritto Silver un mezzo, perché hanno un lato silver e un altro argentato. Non mi, scusate, un altro trasparente. Non è che mi piacciono particolarmente, per cui le utilizzo in questi tipi di lavori dove non sono proprio a vista, diciamo così. Utilizzate voi il colore che più preferite. E di Super Duo ne occorreranno tra i 10 e i 15 grammi circa. Poi serviranno delle ro no, sì, visto che ho qua il filo, parliamo del filo. Io utilizzo come al solito il Fireline, soprattutto perché utilizzo perle molto pesanti, in questo caso, quindi Super Duo, Roccaglie da 8, Bicono. Io sono rimasta solo con questo, devo fare scorta di Fireline, però se ce l'avete più spesso va bene, quindi non preoccupatevi, l'importante è che sia Fireline. E poi serviranno delle rocaille da 15-0, quindi queste piccoline, le micro, e utilizzo queste qua color argentate. Di queste ne occorreranno
poche, veramente poche. Vi dico anche qua 5 grammi, ma assolutamente no, molte meno. Quindi, indicativamente adesso, poca roba, ecco. E ovviamente l'ago. La tessitura è una chiusura per finire poi, come volete, il vostro bracciale. Vi farò vedere come crearlo, poi per la chiusura vi arrangiate voi. Quindi, dopo aver visto i materiali, cominciamo subito a lavorare. Il primo passaggio da fare sarà creare una, diciamo tra virgolette, catena fatta con la tecnica RAV, Right Angle Weave, quella base, quella piatta, non quella tridimensionale, utilizzando i mezzi cristalli appunto da 4 mm. Come si fa? È semplicissimo. In primis infiliamo 4 cristalli sul nostro filo e ripassiamoci dentro con l'ago, creando un cerchio che poi andremo a chiudere con un paio di nodi. Ecco fatto, vedete? Sono ripassata nelle perline, ho fatto un paio di nodi e ho chiuso a cerchio, quindi mi ritrovo i cristalli messi in questa posizione. Dopo aver fatto il nodo, per non andare avanti a lavorare proprio in prossimità del nodo, sono passata ancora in un paio di cristalli e sto uscendo da qua. Dovremmo fare una catena che va in senso orizzontale, fatta tutta di moduli come questa. Come facciamo? Ora inseriamo sul nostro ago 3 e non 4 cristalli. Una volta inseriti, vedete da dove stiamo uscendo? Stiamo uscendo da questo cristallo qui, dall'alto. Una volta che avremo inserito i nostri 3 cristalli sul filo, andremo a infilarci nella stessa perlina dalla quale stiamo uscendo, ma entrando in senso opposto, quindi dal basso verso l'alto, in modo da formare un altro cerchio, diciamo così, di cristalli subito adiacente a quello già creato. Ecco fatto. Come potete vedere, ho infilato 3, quindi 1, 2 e 3 cristalli sul mio ago, sono passata in questa perlina da cui stavo uscendo in senso opposto e ora sto uscendo da qua. Però avevo detto che dobbiamo continuare la nostra catena in senso orizzontale, quindi se io mi trovo a uscire da qua devo andare sempre a trovarmi ad uscire nella perlina più alla mia destra, ok? Quindi passerò anche in questa e uscirò da questa per andare avanti a lavorare nello stesso modo, quindi entrate in queste due perline e uscite appunto da questa qua. Ecco, vedete, mi sono trovata adesso nella posizione giusta, quindi sto uscendo dalla mia perlina alla quella che si trova più alla mia destra, ok? Quelle centrali fondamentalmente. Vedete che man mano che si forma la catena avremo una fila centrale e una fila sopra e una fila sotto. Noi dovremo appunto andare a uscire sempre da quella, dalla fila centrale, dalla perlina più alla nostra destra. Quindi andiamo avanti infilando le solite 3, perché all'inizio 4, poi si lavorerà sempre con 3, quindi ne infiliamo 3 e andiamo a infilarci qua in questo senso nella perlina più esterna. Stiamo uscendo da qui, dobbiamo sempre infilarci nel senso opposto dal quale stiamo uscendo, quindi se usciamo da questo lato ci andiamo a inserire in questo, entriamo nella perlina, tiriamo il filo e andiamo a uscire anche dalle altre due per portarci sempre nella nostra perlina più a destra. Ecco anche il terzo modulino formato. Adesso possiamo proseguire in maniera indipendente, diciamo così, e andare avanti in questo modo, sempre nello stesso modo, inserendo 3 perline e agganciandoci sempre in quella più esterna a destra, finché non avremo terminato tutti i nostri mezzi cristalli. Quindi se volete ottenere la lunghezza che farò io nel tutorial, seguite proprio il numero di mezzi cristalli che vi ho dato. Se volete farlo più lungo, fate qualche, diciamo così, anellino in più. Quindi prima di magari proseguire con il secondo step, provate questa catena sul vostro braccio. Se vedete, tenete conto che un pochino il bracciale girando mangerà
lunghezza, quindi se già vi sembra corto, allungate, altrimenti insomma regolatevi voi a seconda del vostro polso. Tenete presente che poi con la chiusura potete sempre ovviare mettendo qualche anellino in più, eccetera. Comunque, visto che lo facciamo proprio su noi stessi, è anche bello provarselo prima di scegliere la misura adatta. Quindi continuiamo con la nostra catena e ci vediamo non appena terminata per proseguire con il bracciale. Ed ecco qui la nostra catenozza terminata. Se voi adesso andate a misurarla, a questo non ho pensato, vi risulterà essere tipo 18 centimetri. E allora voi direte: ma questa ha bevuto prima di fare il tutorial? In realtà, col passaggio che andremo a fare adesso e con quelli successivi, la catena tenderà a stringersi, quindi sarà di circa 16-16 e mezzo, la seconda di quanto tirate appunto la lavorazione. Per cui, se la misurate e vedete che è troppo lunga, non spaventatevi, ma vedrete che già col passaggio che andremo a fare adesso la sua lunghezza andrà a variare. Che cosa dobbiamo fare? Allora, il passaggio che arriva adesso è molto semplice. Vedete che tra ogni modulo di 4 c'è uno spazio sia sopra che sotto. Vedete qui, qui, qui e anche già qui. Dovremo inserire in ogni spazio libero una super duo. Quindi, sto uscendo da qua. Inserisco una super duo in uno dei fori e poi entro in questo cristallo. Ne esco, inserisco un'altra super duo e entro in questo cristallo. Ne esco super duo, un altro cristallo e entro in quest'altro cristallo. Dobbiamo fare questa cosa per tutta la lunghezza e arrivati qua alla fine si inserisce qua l'ultima, si passa in questo e si fa la stessa cosa sotto. Dicevo, scusate, come al solito stanno arrivando i primi freddi e devo spegnere all'improvviso per non starnutirvi in video, che non mi sembra carino. Per cui dovete fare la stessa cosa anche sotto, riempire di super duo ogni spazio. Adesso vi faccio vedere un pezzettino. Ecco, ho messo qualche super duo, vedete, subito qui e in ogni spazio tra un cristallo e l'altro. Vedete come si stringe la lavorazione rispetto alla parte sotto? Continuate in questo modo, quindi facendo sia il lato superiore che il lato inferiore. Ecco, terminato anche questo passaggio. Quindi in ogni spazio, come vedete, sia sopra che sotto, è stata inserita una super duo, comprese le estremità. Adesso, appunto, se andate a misurare, vedrete che le misure corrisponderanno a quelle che vi ho detto io inizialmente, quindi la lavorazione si sarà ristretta. Usciamo dal cristallo subito più alla nostra destra, vedete? E facciamo subito il secondo giro con le super duo, però in questo caso utilizzeremo insieme alle super duo anche le rocaille da 15. Per entrare nel foro, ora bisognerà entrare praticamente diciamo così, nel foro superiore di questa super duo che vedete qua. Ok? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad inserire 3 rocaille da 15 sul nostro filo e entrare nel foro superiore della super duo. A questo punto, in ogni spazio tra una super duo e l'altra, dovremmo inserire una rocaille da 15, una super duo, una rocaille da 15, passare nella super duo dopo e ripetere rocaille, super duo, rocaille. Questo per tutta la lunghezza, come abbiamo fatto prima della lavorazione. Quando giungiamo qua alla fine e usciamo da questa super duo, mettiamo 3 rocaglie come abbiamo fatto dall'altro lato, passiamo dentro questo cristallo, ne usciamo 3 rocaglie, entriamo in questa e ripetiamo esattamente lo stesso passaggio fino ad arrivare da quest'altro lato dove inseriremo anche qui le 3 rocaglie. Ve ne mostro un pezzettino, quindi ho inserito le mie 3 rocaglie, sono entrata nel foro superiore della super duo e ho inserito rocaglie, super duo rocaglie, sono passata in questa, rocaglie, super duo rocaglie e così via. Per tutta la lavorazione. Ci vediamo non appena terminato questo giro di lavoro. Ecco qua, abbiamo terminato anche questo giro e il bracciale comincia a prendere forma.
Adesso è arrivato il momento di utilizzare le 8.0. Se non le avete, potete provare a sostituire con altre dimensioni di perdine. L'importante è che occupino lo stesso spazio di 2 o 3 a seconda della posizione delle 8.0 che andremo ad usare. Adesso usciamo dalle 3 rocaille da 15 che ci sono su uno dei lati, vedete? Inseriamo sul nostro ago 3 rocaille 8.0 e infiliamoci qua in questa super duo qui nel foro più alto, in modo da formare qui un arco da 3 rocaille. In questo modo si posizionano così. Ora, in ogni spazio tra una super 2 e l'altra dobbiamo inserire 2 rocaglie da 8.0 e passare appunto sempre nel foro superiore delle varie super 2, quindi 2 qua in mezzo, 2 qua in mezzo, 2 qua in mezzo. Una volta arrivati qua sull'ultima super 2, inseriamo ancora 3 come l'altro angolo e entriamo nelle 3 rocaglie nel mezzo cristallo, usciamo dalle 3 rocaille subito dopo e facciamo la stessa cosa da questo lato, quindi 3 nell'angolo e 2 in ogni spazio tra una super 2 e l'altra. Ecco, terminato anche questo giro, così il nostro bracciale ha preso finalmente il primo tocco di colore. Ora andiamo a fare questa operazione. Finito di inserire l'ultima riga di rocaille rosse, usciamo sempre dalle 3 argentate da 15 e ora andiamo a fare un piccolo archetto qua che ci servirà poi per agganciare la chiusura, diciamo così. Quindi inseriamo sul nostro ago 7 rocaille da 15 e stiamo uscendo da queste 3. Scusate, prima di inserire le 7 rocaille, ho fatto un errore. Uscite direttamente da questo cristallo, quindi non inserite subito le 7 rocaille appena usciti da queste 3, ma entrate anche in questo cristallo. Ecco, adesso sì, uscendo da questo cristallo qui inseriamo le 7 rocaille e rientriamo nello stesso cristallo nel senso opposto, quindi se stiamo uscendo in questo senso andiamo a infilarci dalla parte opposta, così da formare qua sopra questo archetto da 7 rocaglie, appunto, che ci serviranno per agganciare poi la chiusura. Eseguito appunto questo piccolo loop qui con le perline, dobbiamo andare a lavorare su tutta la parte superiore del bracciale decorandola con gli Swarovski. Come si fa? È semplicissimo. Si infila, allora, intanto bisogna uscire sempre da questo cristallo, quindi dopo aver fatto il loop ci troviamo automaticamente a uscire da questo cristallo qua col filo. Inseriamo sull'ago questa sequenza rocaille da 15, bicono rocaille da 15. Stiamo uscendo da questo mezzo cristallo in questa direzione, quindi usciamo da questo foro qui. Con l'ago andiamo a inserirci in quello subito dopo, quindi lavoriamo sempre sulla riga centrale e non in questo senso, quindi dal lato dove stiamo già uscendo, ma dal lato opposto. Quindi praticamente dobbiamo inserirci in questo senso. Ecco, vedete che il cristallo si è posizionato in questo senso, quindi siamo entrati in questo mezzo cristallo in questo senso e si è posizionato appunto sono posizionate le perline. Adesso dobbiamo ripetere la stessa cosa per tutta la lunghezza, quindi stiamo uscendo ancora da quello centrale in questo senso, inseriamo sempre una rocaille da 15, un bicone, una rocaille da 15 e ci inseriamo in quest'altro cristallo subito sotto, non in questo senso ma in questo senso, in modo che usciamo sempre da questo lato e i bicono si mettono sempre in questa posizione obliqua. Vedete che anche il secondo si è posizionato e andiamo a procedere adesso nello stesso modo, quindi la solita sequenza e entriamo in questo mezzo cristallo qui, sempre in questo senso, mi raccomando. Andiamo avanti così fino alla fine, da riempire praticamente ogni spazio
con un bicono e le due rocaglie. Quando arriviamo alla fine del bracciale, mi raccomando di ricordarvi di fare anche qua l'archetto con le 7 perline. Quindi ci vediamo alla fine della lavorazione. A questo punto la prima versione del bracciale è terminata, quindi basterà solo inserire le chiusure con degli anellini, insomma come siete più comodi voi. Però, come vi ho già detto, questo bracciale può essere trasformato in un secondo bracciale a seconda del gusto, ovvero può diventare questo bracciale qua, una sorta di mezzo tubolare, diciamo così, invece che rimanere a fascia. Quindi, come dobbiamo fare per rendere il bracciale così? Innanzitutto giriamo il lavoro al contrario. Una volta girato il lavoro al contrario, portiamoci ad uscire dalle tre roccaglie che sono su un angolo, quelle rosse, e praticamente cosa dovremo fare? Dovremo accartocciare la lavorazione, accartocciare è un po' brutto da dire, su se stessa, cercando di chiuderla, e praticamente passando attraverso le perline rosse, quindi se io sto uscendo da queste tre, vado a entrare in queste altre tre, come a formare un cerchio, e stringo. Vedete, sono entrata in queste tre, questo è il filo che ancora è in evidenza perché non abbiamo ancora chiuso, e adesso inserirò altre due rocaglie rosse e rientrerò in queste tre. Sempre tirando, passerò anche in questa super 2 e uscirò da queste due rocaglie rosse subito sotto la super 2. Ecco, uscite da queste due, entriamo senza aggiungere perline in queste due e rientriamo in queste due, sempre senza aggiungere perline, scendiamo in questa super 2, entriamo in queste altre due, facciamo che entriamo anche in queste altre due, è come se formassimo praticamente dei cerchi col filo tra un lato e l'altro, utilizzando sempre come passaggio le due rocaglie che ci sono sui lati, in modo da stringere e cucire la lavorazione con movimenti circolari e farla rimanere chiusa su se stessa. Vedete come pian mano si chiude la lavorazione come se fosse a cerniera, in modo che poi il nostro bracciale risulti in questo modo. Trovo questa luce, non riesco. Vedete, da fascia che era, si trasforma in un tubolare che diventa anche più luminoso per la sua forma, riflette più la luce, per cui avrete un, diciamo così, un bracciale molto più luminoso. Quindi continuiamo a lavorare sul retro e a chiudere in maniera tubolare. Ed ecco qua, il nostro secondo modello è terminato. Devo dire che a me piace tantissimo in questo modo. Prima cosa perché è molto più brillante, secondo perché nella parte dove poggia sul polso non dà fastidio perché rimane piatto, non avendo soltanto le perline 8-0 che vanno ad appoggiare con le Super Duo. L'unico consiglio che vi do è che facendo quest'altro tipo di modello il bracciale ovviamente sarà più rigido, quindi si piegherà così, vedete? Non avrà proprio moltissima elasticità, comunque si piega senza problemi e mangia quindi spazio. Se avete intenzione di non fare la fascia, ma questo modello, fate la catena iniziale più lunga, altrimenti poi magari vi sarà troppo corto e dovrete mettere una chiusura troppo lunga. Se poi vi va di fare un esperimento, io non l'ho fatto, ma credo che sia fattibilissimo. Se vi piacciono i bracciali tipo bangle senza chiusura, cioè intendo proprio se, quelli dove si infila direttamente la mano dentro, potete farlo praticamente in questo modo. Quando fate la catena iniziale con i mezzi cristalli, qua magari siete un po' più esperte di Rav, potete chiudere a cerchio la lavorazione con i mezzi cristalli e lavorare quindi in tondo, in modo che potete fare proprio tutto in modo circolare senza dover applicare nessuna chiusura. Questo però è importante prendere bene le misure affinché poi dopo la mano passi all'interno del bracciale, quindi dovete fare tutti i vostri calcoli. Quindi magari questo è uno step un po' più complicato, ma carino perché se ne possono fare diversi di vari colori.
A me, ad esempio, piace utilizzare con i cristalli trasparenti Swarovski rossi o verdi o blu per fare l'effetto delle pietre preziose, quelle più nobili, tipo rubino, smeraldo e zaffiro, per che dir si voglia. E magari si possono utilizzare tutti e tre messi insieme. Quindi io vi saluto, il tutorial è terminato, spero di essere stata chiara e per qualsiasi cosa chiedete pure. Ah, vi do un'altra informazione, se non avete bicono potete benissimo usare dei mezzi cristalli anche sopra, come ho fatto in questa fascia qui. Non ho usato dei bicono, ma sempre dei mezzi cristalli da 4, quindi per farlo un po' più economico, non avete bicono, potete fare così. Vi saluto veramente e alla prossima, ciao ciao ciao!